Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini è approdato nel triangolo dell'arte Urbino, Pesaro e Fano nella giornata di oggi con un chiaro intento, quello di ribadire fortemente e concretamente che fare sistema e organizzare attività che possano attirare turisti da tutto il mondo è l'unico modo per far sì che le piccole città d'arte, i borghi, i siti archeologici e i musei crescano e possano esprimere tutta la loro potenzialità. A questo è servito sottoscrivere a Urbino, prima città del suo tour, il protocollo d'intesa tra i tre comuni per il biglietto unico per i musei del territorio, perché le Marche non hanno nulla da invidiare alla più celebrata Toscana. Parola di ministro. È un primo passo per fare sistema. Per essere competitivi sul turismo internazionale bisogna unire le forze, moltiplicare l'offerta e un sistema che comprenda Pesaro, Urbino, Fano davvero può offrire di tutto, bellezze naturali, patrimonio, storia, borghi, gastronomia, davvero è un territorio che oltre a attrarre, come ha sempre fatto, turismo italiano interno, può avere una forte capacità attrattiva sul turismo internazionale e io sono qua per sostenere questo progetto. Dopo Urbino, nel pomeriggio, visita a Pesaro guidato dal sindaco Ricci. Museo archeologico, Casa di Rossini, Domus di Via dell'Abbondanza e Duomo sono state le sue tappe prima di arrivare a Fano, accolto al suo arrivo dal vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Renato Claudio Minardi, al quale lo lega un antico e profondo legame. Allora, assieme al primo cittadino e all'assessore alla cultura è stato scortato ai gioielli di famiglia, teatro ex chiesa di San Francesco e la pietra di San Pietro in Valle, scrigno d'arte che necessita, ahimè, di 1 milione di euro per ritornare al suo antico splendore. Lì si è parlato anche di carnevale storico. Fano ha il più antico d'Europa, ha affermato orgoglioso il sindaco Seri. Ecco, anche il carnevale è un asset importante, qui Fano sicuramente è in prima linea su questo progetto. A Fano c'è il carnevale molto antico, noi abbiamo per la prima volta stiamo chiudendo un bando che consentirà di finanziare i carnevali, naturalmente non tutti, perché i carnevali in Italia sono tanti, ma quelli che hanno una tradizione e una durata nel tempo così forte, insomma, avranno un riconoscimento con le risorse che abbiamo da parte dello Stato. Signor Ministro, e invece per il Lisippo? Ci proviamo, ci stiamo provando, è uno dei tanti temi che stiamo affrontando.